Eccoci qua, amici. Io sono Lollo. E io sono Cri. Benvenuti, come al solito, nel nostro canale. E oggi non siamo in garage. Si vede anche dallo sfondo. Quindi, ora andiamo direttamente al video e vi spieghiamo il perché. Come vedete, oggi non siamo nel nostro garage. Questo perché? Perché nel discorso fai da te, come era già successo sul mio canale, inserisco tra virgolette ogni tanto qualcosa che riguarda l'orto. Infatti siamo nel nostro orto, ovviamente sotto casa. Tra le tante cose, abbiamo fatto tantissimi lavori, perché questo terreno era circa forse 30 anni che non veniva coltivato. Ci abbiamo trovato di tutto, rovi. Alle mie spalle si può vedere anche che ci sono dei grossi mucchi, poi dopo vi spiegherò che cosa sono. Perché questo video? Perché con questo video, cioè, il fai da te è anche farsi da sé le proprie verdure per mangiarle. Andare a comprare verdure che sono state trattate con prodotti chimici, io non ne ho nessuna esigenza, anche perché non sanno assolutamente quasi di nulla. Un esempio, pomodori che sanno d'anguria. Vabbè, comunque, il discorso principale è questo: fai da te è anche farsi il proprio orto, le proprie verdure, si sa quello che si mangia. E ovviamente, se come noi non utilizzate prodotti chimici, sapete quello che state mangiando. Adesso vi faccio vedere alcune cose, perché sono anche degli esperimenti. Vi faccio vedere innanzitutto come mi faccio le piantine, perché le piantine ho deciso di farmele per conto mio. Adesso siamo a fine marzo, qua le temperature di notte scendono ancora al di sotto dei 4 gradi, quindi bisogna mettere diciamo i semenziai dentro, e ho fatto anche una prova a lasciarli fuori. Questo perché la convinzione, la pianta deve partire quando sente il suo tempo. Comunque, ora vi faccio vedere due cose. Ecco, questi che vedete sono degli alveoli, io li avevo già, sono fatti conici. Io qua ho iniziato a seminare alcune varietà di verdure, alcune varietà di piantine che farò crescere, poi essendo coniche io basterà che prenderò la piantina in questa maniera qua, un piccolo buco nel terreno che mi farò un bastone, così poi vi spiego anche perché non voglio andare a scavare e tutte queste cose qua, e li andrò a inserire. Adesso per il momento sta spuntando qualche fagiolo. Qua si vede della bietola, che piano piano stanno iniziando a germogliare. Ci sono svariati tipi di qualità, e questo poi dopo vedremo quale sarà il risultato. Un altro esperimento che sto facendo, perché io avevo una valigia piena di sementi che ho acquistato anni fa, alcune risultano ancora del 2016, e mi dispiaceva, ovviamente sulle bustine sapete benissimo che sulle bustine c'è scritto la data di scadenza, però a volte può succedere che ok, c'è la data di scadenza, ma comunque non è garantita la germinabilità, ma col tempo comunque non nasceranno. Se pianti 100 semi ne nasceranno una cinquantina. E l'esperimento che adesso vi mostro vi fa vedere che ok, che alcune magari adesso non stanno crescendo, ma alcune sì. Questo dipende anche dalle temperature di germinazione, perché come ripeto, le temperature adesso stanno scendendo, forse ho anticipato un pochettino troppo. Il progetto sarà qua davanti, in questa parte, di fare una specie di semenziaio coperto, adesso non so se con un telo o con dei vetri. Comunque è un progetto che eventualmente uscirà. Per seminare qua ho fatto una prova, ho usato del compost,
per dare sostanza al seme e alla piantina stessa al momento che crescerà. Sì. Sta registrando? Ecco qua, questo è l'esperimento che sto facendo. Praticamente è un test. Queste erano, adesso non so se si vedono quelle là, sì, penso, sì, si vedono anche quelle là. Sono diversi vasi, praticamente ogni vaso è una qualità di semenza. E ho fatto appunto una prova perché non le volevo buttare così d'amblé, ho detto facciamo un test. Ho preso diversi semi, li ho messi e adesso sto guardando appunto i risultati. Consideriamo che saranno forse una settimana, qualcosina di più di una settimana, e qualcosa sta, a mia sorpresa, benché ci siano delle semenze che sono del 2016, qualcosa sta nascendo. Un mio stupore. Qua, per esempio, ci sono dei cuori di bue che erano del 2015 e stanno nascendo. Qua abbiamo delle verze che stanno uscendo. Qua abbiamo una bustina di cime di rapa che era vecchissima. Qua abbiamo del cavolo viola che sta uscendo. Lì ci sono gli altri cuori di bue, che ci sono delle piantine che stanno uscendo, e dall'altra parte questo test l'ho fatto in due modalità. Uno ho utilizzato terreno di questa campagna, perché essendo che è 30 anni che non è mai, solo c'era del viburno piantato, quindi terreno si può dire che era a riposo, non è stato impoverito per intenderci. Infatti in alcuni punti la terra è bella nera, in altri no, è molto argillosa. E ho fatto la prova con la terra normale e con del compost per vedere in questo frangente cosa mi conviene utilizzare. Ovviamente i semi sono vecchi, quindi non mi posso aspettare che esca tutto, però sempre meglio. Ovviamente li ho marcati, buste, alcune buste ci sono ancora, alcune proprio sono finite, ce le ho buttate tutti, e le piantine che nasceranno, quelle che vedrò che saranno più forti, le trapianterò. Bene, come vedete, ecco qua, non so se si vede, queste sono le cime di rapa, questo è il cavolo viola che sta uscendo e ne farò delle piante. Ora vi faccio vedere un'altra cosa che vi voglio spiegare sul tipo di metodo che utilizzerò. Ovviamente ove lo posso fare piano piano, perché per farlo c'è anche un costo, quindi adesso mi sposto in un altro punto. Questa è un aiuola, chiamiamolo, un letto o bancale, chiamiamolo come vogliamo. Questo è un sistema che voglio adottare per non fare la lavorazione del terreno. Praticamente cosa vado a fare? Adesso vabbè, il terreno purtroppo in queste fasce causa viburno ha ricevuto una bella lavorazione. Infatti poi dopo vi farò vedere che bei ceppi di viburno che abbiamo, non voglio più sentire parlare di viburno, non lo voglio neanche vedere in lontananza, anche perché adesso ci aspetta un altro tipo di lavoro, e comunque l'abbiamo dovuto sradicare perché ci sono dei ciuchi giganteschi. Comunque adesso poi dopo, una volta fatto questo procedimento qua, che non ho fatto altro che una lieve lavorazione del terreno, e poi sopra ci ho fatto uno strato di 3 dita di compost. Questo perché? Perché il compost innanzitutto darà nutrimento alla terra. Ogni anno io non dovrò andare a fare la lavorazione del terreno, ma bensì a ristabilire un altro strato di compost che
che questo durante un anno scenderà, non rimarrà sempre alto perché ovviamente i nutrienti verranno presi dalle piante. E qua sotto il compost, innanzitutto crea anche un metodo di pacciamatura, oltre che dar sostanza, mantiene l'umidità del terreno sotto. Praticamente se io faccio così, vedete, scendo e sotto ho la terra umida, quindi quando io vado a piantare, questo mi mantiene, lui si scalda, si asciuga, ma sotto la terra rimane, beh, innanzitutto morbida, e questo è praticamente l'unica cosa che poi dopo il compost me lo farò, questo per partire, per fare questa aiuola. Poi dopo vi faccio vedere ancora un'altra cosa, questo è un test per vedere comunque la mia intenzione è di farmi il compost con tutto il verde, avanzi di verde di casa, non metterò alcun tipo di materiale come può essere carne o altre cose, solo il verde, praticamente verde si intende gli avanzi delle verdure non cucinati. Qua vedete, ho già questa parte qua, la vedete bagnata perché qua ho seminato una fila di carote. Poi dopo il metodo che utilizzo io, diverso ovviamente dal tradizionale, sarà che praticamente qui non ci saranno solo le carote, non vado a fare due file di carote, ma poi ci metterò dell'altro. Quindi io in uno spazio piccolo come questo ci posso mettere 2/3 varietà di piante che a loro volta lavoreranno insieme. Quello che dicono che vanno in competizione le piante, ci credo o non ci credo? Adesso vi faccio, lo trovo, vi faccio vedere una cosa, vedete, non so se si vede, questo è un ciuffo d'erba, queste sono le sue radici, a fianco delle radici ci sono tanti piccoli pallini che sembrano non essere utili, ma anche una non lavorazione del terreno comporterà che al momento, vabbè, la carota per forza la devi tirare fuori se la vuoi mangiare, però altri tipi di piante andrò a tagliare soltanto levare il fusto esterno, le radici le lascio, perché poi comunque cosa succederà? Che marciranno e queste, chiamiamole comunicazioni, rimarranno tra le piante. Poi dopo, se vi interessa, magari ne approfondiremo in un altro video. E ho deciso di non fare la lavorazione, questo anche per un risparmio e anche un controllo migliore delle infestanti, perché le infestanti usciranno subito, le asporteremo a mano, ci vorrà un po' di tempo per eliminarle tutte. C'è anche un altro sistema che si può adottare per fare le infestanti, è sotto un letto fatto così metterci del cartone in modo che soffoca le infestanti. Il cartone degraderà, marcirà, si decomporrà, e poi sotto le radici potranno camminare liberamente. Bene, ecco qua, questa è un'altra ala dell'orto, una delle tante. Ecco, alle mie spalle i ciuchi di muro sono enormi e questi adesso hanno ancora della terra attaccata, andranno pulite la terra lasciata al loco e ne ricaveremo questi, vedete? Questo è un ciuco di muro, peserà una quindicina di chili, li lasceremo seccare, poi li spaccheremo e li bruceremo. E questo perché questo è stato un percorso obbligatorio, perché c'erano tre file di vivurno e non avremmo piantato. Adesso qua vedete che ci sono dei paletti, ci sono anche in una fascia di sotto che adesso vi farò vedere,
vi farò vedere anche un altro tipo di bancale. Ovviamente quello lì, avete visto, è con il compost. Di sotto li ho preparati, è andato via il sole, di sotto li ho preparati, però non ho messo il compost perché con mia idea il terreno è ancora abbastanza fertile, anzi è fertile, lo so perché nella parte alta dove vi ho fatto vedere che c'erano semenzai, l'anno scorso ci ho messo, in quel muro lì c'erano una decina di piante di pomodoro. Bene, lì vuoi anche per, poi ve lo spiegherò un altro, magari se vi interessa un altro video. Anzi, a proposito, una cosa che vi volevo dire, nella home del canale c'è la scritta community, avevo messo un sondaggio, vabbè, hanno votato solo in 10, di questi 10 9 hanno detto che avrebbero avuto interesse a vedere dei video sull'orto, per questo ho deciso di fare questo, piccola parentesi. Comunque, come vi dicevo, i pomodori che ho piantato l'anno scorso in quella zona e non ci ho dato alcun tipo di prodotto, non ho dovuto né mettere né zolfo, niente, anche perché sono contrario a usare determinati prodotti. Ho avuto pomodori fino a ottobre. Mi sono fatto la salsa ci siamo fatti la salsa ed è durata fino a poco tempo fa, da tanti pomodori che avevamo. Quest'anno ne pianterò ancora di più, questo perché ho intenzione di farmi una bella scorta di salsa e non arrivare a marzo dell'anno prossimo a rimanere senza pomodoro. Abbiamo ancora del pesto che avevamo fatto. Questo qua è le piante di basilico messe in consociazione sotto i pomodori, e qua ci verranno degli altri bancali, bancali chiamiamole aiuole, chiamatele come volete, senza far poi dopo, una volta fatta questa lavorazione iniziale, prelevare anche poi dopo tutto il rimasuglio di tutte queste radici, perché non voglio assolutamente che poi riparta, di ritrovare sicuramente qualche piantina la troverò da qualche parte, perché qua intorno vedo del viburno ovunque. Questo è uno, adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è un altro bancale fatto in una maniera diversa. Queste sono piantine di fragole. L'anno scorso erano 7, adesso ce ne sono forse più di 30. Da questi capolini qua, vedete, poi si vanno a impiantare nel terreno e nascono delle nuove piante. Alcune hanno già il fiore, questo è un letto diverso, si possono fare anche con i bancali rialzati. Sotto questo bancale l'ho fatto in una maniera diversa, ovvero ho utilizzato compost, ho messo sotto delle foglie di viburno secche, ne ho fatto uno strato di quattro dita e poi sopra ci ho messo la terra, in modo che poi dopo si crea sostanza lì sotto. Ed ecco qua, questo è un bancale fatto per le fragole, ma non so se farò tutti i bancali fatti così rialzati. Uno, perché il legno ha un costo. Un'idea potrebbe essere utilizzare dei bancali, levare le tavole, però i bancali hanno determinate lunghezze. E poi il legno, se c'è umidità, attirerà le lumache, quindi vi troverete le lumache a spasso per le bancali. C'è un po' di vento, non so se si sente. E questo è un altro metodo. Poi scrivete voi nei commenti se anche voi lo utilizzate e quale metodo vorreste utilizzare, perché questo non andrà più lavorato, vedrò soltanto magari i figli delle fragole per farne altri. E ora andiamo dall'altra parte. Qua siamo in un'altra fascia dove sul lato di qua potete vedere che ho creato una mini aiuola dove sulla fila più esterna ho messo tutte cipolle. Qua abbiamo
non so quante piantine di cipolla di Tropea, forse 90, ma forse anche 180. Non mi interessa, le ho messe un pochettino ravvicinate per fare un esperimento, perché a me non interessa avere delle cipolle grosse, ma bensì delle cipolle piccole, perché quando vai a cucinare, vai a fare il sugo, vai a fare qualsiasi cosa, noi di una piccola ne utilizziamo metà, quindi è più che sufficiente. E poi qua sul bordo sfrutteremo questi paletti. Sul bordo verranno messi tutti i pomodori. Quindi i pomodori verranno legati al fil di ferro che c'è, e non ho bisogno di mettere trappe, trappette e via dicendo. E sotto i pomodori poi ci metterò delle piante di basilico e a intervalli metterò anche qualcos'altro, magari qualche insalata, qualcosa. Questo filare qua sono tutte Tropea. Laggiù in fondo ho piantato delle cipolle savonesi, c'è dell'aglio, e poi lì dietro, non so se si vede, lì dietro ci sono due bancaletti. In uno ho piantato, cioè laggiù in fondo poi abbiamo piantato le patate, 25 kg di patate. Purtroppo per quello bisogna utilizzare il metodo tradizionale, finché non mi studierò qualcosa con dei bancali e mettere le piante un po' più sparse, ma quando avrò definito bene il tutto. Metodo tradizionale, come concimazione ci abbiamo messo un po' di compost, e poi dopo c'è un bancaletto piccolo dove da una parte abbiamo l'aglio e dall'altra abbiamo messo non troppo distanti delle patate piccole, delle bergerac, che sono le patate quelle viola, sono buone per fare risotti e anche eventualmente per fare dei gnocchi viola. Poi lì abbiamo quattro file di misticanza con a bordo, cioè con ai lati marginali dello scalogno. Lì non ho ancora, queste qua le ho lasciate così perché voglio partire con la semina, con il compost, di lì ero già partito, quindi la misticanza è già nata, e mentre che adesso ci vado a mettere del compost sopra. Successivamente, quando andrò a levare scalogno e cosa, inizierò a metterci anche lì del compost. Questo è tutto, zero lavorazioni, non voglio, ovvero no dig, in modo che il terreno acquisti fertilità e non venga rimosso, perché sotto quello che noi vediamo solo la parte esterna del suolo, ci sono miliardi di esseri, funghi, spore, batteri che lavorano sotto, e noi facendo la lavorazione, quelli che stanno sotto, se li portiamo di sopra, muoiono, e viceversa, quelli che sono abituati a stare sopra, li portiamo sotto e muoiono, e impoveriamo il terreno. Metodo principale che adesso dovrò farmi, dovrò fare il compost, gli abbiamo fatto un bancale, per adesso è uno, poi dopo diventeranno tre, che a scalare rovesceremo quando uno è pieno, inizieremo a rivoltarlo nell'alto, quindi gireremo, e man mano ogni 8 mesi si auto. Poi abbiamo tanta cipaglia di tutti i rami del Viburno, adesso dobbiamo decidere cosa farne. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto, che le informazioni le possiate trovare interessanti. Voi scrivetemi nei commenti che metodo utilizzate, se utilizzate il tradizionale, ognuno ha le sue idee, io non voglio inculcarvi alcun tipo di idea, questa è la mia concezione, desidero piantare in questa maniera qua, senza utilizzare prodotti chimici, questo è sempre stato un mio pallino e non mi smuoverò mai da quello. E in futuro, adesso prossimamente, sto cercando dei semi rari, ovvero non utilizzando gli ibridi, ma bensì
delle piante che non siano ibride. Questo può comportare due fattori: non avere uno, potersi riprodurre i propri semi, perché sapete benissimo che da un ibrido non uscirà mai la pianta madre, almeno che non fate una talea. Con il pomodoro potete fare tutte le talee che volete e avrete sempre la stessa pianta. Per esempio, prendete le femminelle del pomodoro, tanto bisogna levarle, e io così con 5 piante che ne avevo inizialmente, poi dopo a scalare ho preso le femmine e le ho fatte radicare e me le sono piantate, e ho avuto anche un raccolto più a scalare. Una cosa principale, anche perché voglio cercare dei semi che non siano ibridi, è perché uno, ne sono convinto, poi dopo lo appurerò, non avremmo per esempio la botta di pomodori tutti nello stesso momento. Sicuramente li avremo più a scalare, perché adesso la produzione è fatta uno per avere degli ibridi che resistano a malattie, per avere degli ibridi che abbiano una certa consistenza, e questo praticamente cosa ne comporta? Che avremo tutti i pomodori uguali, tutti atti per vendere, perché ormai siamo, almeno la maggior parte della gente è abituata, quando va a comprare il pomodoro al supermercato vedo gente che li schiaccia, li pesta, o così li rovinate. Cioè il pomodoro, se c'è un buchino, c'è gente che non lo compra. Vabbè, anzi, io magari comprerei quello col buchino e lascerei quelli che sono tutti belli, perché magari forse tra quelli che ha ricevuto meno trattamenti. Comunque, e nulla, voglio cercare questi semi qua perché voglio farmi i semi in modo che si stabiliscano in questa zona climatica, in modo da poter selezionare la pianta più resistente. È un bel lavoro, però è un lavoro che dà soddisfazione. Poi nell'orto cosa è bello anche sperimentare, cioè non sempre è detto che quello che c'è scritto sui libri sia oro colato. Una volta i nostri avi non avevano libri, si andava sul tramandato. Forse mi sto dilungando un po' troppo. Ora chiudiamo il video con un saluto. Adesso arriverà Cri, che sta facendo un lavoro giù per una discesa, perché dobbiamo portarci via tutta la legna che abbiamo tagliato dal Viburno. Cioè sta aggiustando la discesa, perché prima stava così con la motocariola, non ci si saliva. Ora se la sta aggiustando. Ora vi lascio con un saluto. Scrivete nei commenti proposte, consigli, cosa ne pensate, se conoscete dove trovare questi semi non ibridi. So che esistono degli scambi di semi, al momento però io non ne ho, quindi non posso scambiarli. So che si trovano anche su internet, però la maggior parte ho letto che magari arrivano dalla Cina e non sono propriamente semi rari, quindi bisogna stare attenti anche quando si cerca determinate cose. Ovviamente qualche ibrido F1 sarò obbligato a seminarlo, non ci farò la seminenza. E niente, ci vediamo nei prossimi video. Un saluto, io continuo a fare il lavoro che facevo con a levare le radici, la terra dal Viburno. Continuiamo così nel frattempo che le piantine crescono. Ciao, ci vediamo dopo per i saluti con Cri. Bene, dall'orto è tutto. Ora lascio a Cri le ultime due cose che deve dire e poi vi salutiamo per il prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, tanto è gratis, così ci supportate e possiamo portare in futuro dei progetti molto più grossi. Vi ricordiamo poi di lasciare un like se il video vi è piaciuto, seguirci sui nostri social, trovate tutto qua sotto nella descrizione. E mi raccomando, attivate anche la campanellina, così rimanete informati su quando pubblichiamo un nuovo video. Una cosa che volevo aggiungere, io spero che, non so se il format vi piace, lasciatelo scritto nei commenti, oppure come vi ho detto prima,
nella community, andate a votare, così noi sapremo se è piaciuto, se vi piace un proseguo di questo genere di video. Non ce ne sarà uno alla settimana di questi, saranno molto a scalare, anche perché lavori da fare ce ne sono, e non vi annoiamo a farvi vedere che puliamo il Viburno e queste cose. Quindi man mano che andrà avanti la stagione, qualche video magari uscirà, oppure scrivetene sotto nei commenti che tipo di video vorreste vedere. Ora un saluto da Lollo. Okay. Ciao, ciao. Dall'orto è tutto.